Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale, io sono Capezza. Il video di oggi abbiamo visto, già dalla miniatura del video, appunto parliamo di LED, strisce LED. La cosa interessante è che non parlerò durante il video perché purtroppo ci sono stati piccoli incidenti di percorso e mi sono rivolto più volte e molto spesso, anzi, ad alcune, anzi a svariate divinità sacre. Quindi, l'autodistruzione. Quindi, ai fini appunto di non infastidire troppo alcune divinità sacre, è stato tolto l'audio originale ed è stata messa solamente la musica. Ma io spero che il video sia lo stesso di vostro gradimento. Quindi, mandiamo subito la sigla e andiamo a vedere cosa siamo riusciti a fare con 10 metri di striscia LED. Vai! Adesso, una volta fatto tutto, ripeto, è stato tolto l'audio per motivi religiosi, perché fidatevi, è meglio che non si senta l'audio originale. Quindi adesso abbiamo montato tutto, abbiamo fatto la presa, abbiamo fatto questo piccolo, diciamo, prolungamento dell'alimentazione e andiamo ad inserire la spina. Quindi Raiden adesso accenderà col telecomando e andiamo a vedere lo spettacolo. Vi ricordo che ha anche il comando vocale, come abbiamo detto all'inizio del video, con Alexa. Adesso Raiden ci farà vedere come funziona. Bisognerà, diciamo, a parte configurarlo, ma se non sbaglio lo ha già configurato. Quindi Raiden, se spegni la luce primaria cortesemente. Ok, e vediamo le varie impostazioni da smartphone. Fa vedere un attimino. Ok, Alexa, imposta luci su blu. Proviamo a vedere adesso un altro colore.
Alexa, imposta luci su viola. Beh, ragazzi, è veramente, veramente una figata. Alexa, imposta luci sul rosso. E chiaramente abbiamo anche la modalità musica, che al ritmo di musica fa tutti i vari giochi di colori. Quindi per adesso il lavoro è terminato. Poi spegni, accendi, modalità, aspetta. Prova un attimo a parlare. E con la... Ah, in base... con la musica. Ragazzi, questo ormai è diventato il... Non è più una stanza, ma è la LED Room. Noi in casa Capezza abbiamo la LED Room, grazie a Raiden. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine, anche se non è stato, diciamo, accompagnato dalla mia voce che spiegavo passo passo come fare, abbiamo visto che è stato abbastanza semplice. Nonostante io avessi il dolore alle spalle, alle mie braccia, che purtroppo mi vincolano molto con i movimenti, è stato veramente molto semplice sistemare la nostra striscia. A parte il fatto di stare su una scala e molte volte stare in bilico, o perché no, sotto la piomba gelida del climatizzatore, perché faceva veramente veramente caldo, e lo si può notare anche appunto dal volto e dalla maglietta che era veramente bagnata. Una volta poi messe le sue piastrine di plastica, ci siamo aiutati con la nostra stampante 3D che ha aiutato fortunatamente a finire bene il nostro lavoro. Ci sono volute circa 3 ore di duro lavoro, ma in compagnia di Raiden siamo riusciti a fare anche questo nuovo progetto, e io ne sono veramente entusiasta perché le luci si comportano veramente veramente dignitosamente. Quindi lascio il link in descrizione per chi fosse, diciamo, attratto da questo tipo di idea, per chi fosse interessato quindi all'articolo. E ricordati di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto. Attiva la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale. È un grosso saluto da Raiden e da Capezza, e grazie per essere stato qui sul mio canale ancora una volta. Ciao!